jazz. Lo so, è una frase con la quale noi appassionati di jazz tanti anni fa ci salutavamo incontrandoci per strada come uno slogan che adesso voglio recuperare per invitare la gente a sentire questa musica che molti considerano erroneamente una musica d'élite. Il jazz abbraccia tutto, nella sua lunga storia ha fatto di tutto, racchiude la storia della musica, c'è un jazz rarefatto e un jazz facilissimo, c'è un jazz spettacolare e un jazz invece un po' ostico, c'è un jazz modernissimo, un jazz antico. Tutto è avvicinarsi a questa musica e scoprirne i misteri e scoprire anche il tipo di jazz che più ci piace. Quindi io invito il pubblico e i telespettatori ad diventare parte della grande famiglia degli appassionati del jazz. Viva il jazz! I ricordi di Umbria Jazz sono stupendi, sia quelli delle prime edizioni, quando ci si trovava tutti gli appassionati, qui si veniva come in pellegrinaggio e si vedevano a stretto contatto di gomito in questa piazzetta nella quale stiamo noi in questo momento i grandi nostri idoli, sia invece i ricordi degli anni, diciamo, hippie, quando la piazza era piena di sacchi a pelo, di ragazzi con capelli lunghi che venivano qui anche per stare insieme, per vivere la musica. Poi ci sono ricordi straordinari di concerti memorabili, da Michel Petrucciani a tanti altri, ma sono talmente tanti che... 1973, 30 anni fa, do you remember? Esplode in quei difficili, tormentati anni 70 il caso Umbria Jazz. Ottima musica, ma non solo. Good vibration, sensazioni, emozioni da condividere durante i concerti, gratuiti, ma anche prima e dopo. Cosa ti aspetti di trovare una manifestazione di questo genere? Non lo so, della buona musica e la gente soprattutto, invece la gente l'ha trovata poca. C'è molto servizio d'ordine, anche troppo, che non servirebbe, perché non è che siamo venuti a fare una guerra qui, no? Io ti giuro, io se sono venuto a Umbria Jazz sono venuto perché è un punto di ritrovo di noi giovani, soprattutto mi aspetto una manifestazione, insomma, tranquilla, senza casini, cioè in modo da poter divertirci sentendo della buona musica. Io distinguerei tra quelli della mia generazione e quelli delle generazioni successive. La mia generazione ha fatto pace con Umbria Jazz perché i primi tempi era un po' gelosa del fatto che Umbria Jazz avesse popolarizzato così tanto il jazz. In realtà il grande merito di Umbria Jazz nei suoi 21 anni di vita è stato quello di rubare un po' di pubblico dal rock, un po' di pubblico, tanto pubblico, catturandolo anche attraverso delle musiche vicine al rock e al jazz, e poi di convertire questo pubblico proprio al jazz. La mia generazione, per la verità, compresi alcuni giornalisti importanti, era un po' gelosa di questo fatto perché voleva essere ancora purissima, sentirsi un'elite, eccetera. Thank you.
prima siamo partiti io e lui, poi abbiamo incontrato loro che sono dei nostri amici di un po' di tempo fa, e poi abbiamo incontrato lui che è ancora un altro nostro amico. E lui è lui che suona la chitarra? No, è l'altro. Ecco, come avete fatto ad organizzarvi, a scegliere i concerti nei vari posti che sono stati in cui è stata suddivisa la manifestazione? Cioè, con quale criterio hai scelto? Con la gente che mi piace di più, cioè con quelli che suonano, che per me sono più bravi. Una kermesse musicale itinerante per l'Umbria, splendide piazze medievali a fare da scenario alle guest stars del jazz. E loro, che Jarrett, Sun Ra, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Stan Getz, entusiasti per quel pubblico insolito, per quelle atmosfere irripetibili. Il popolo dei concerti rock diventa il popolo del jazz, l'Umbria come Woodstock. Umbria Jazz ha cambiato il modo di ascoltare musica in Italia. Il jazz, prima che esplodesse Umbria Jazz, al di là dei problemi dei concerti gratuiti, non dico che fosse una musica di nicchia, ma quasi. Adesso ne parlavo con Renzo Arbore di quando ci vedevamo a Roma al Sistina, e allora noi avevamo il blazer, la cravatta reggimentale, la camicia con la spillina, quindi voglio dire un bagazzo. E dal Sistina con il blazer la gente si è ritrovata in piazza, e anche Renzo Arbore diceva, anche io ero seduto per terra, insomma, ecco. Jeans, sacchi a pelo, qualche spinello, ce n'è abbastanza per allarmare i ben pensanti. Sarà un caso che queste siano le uniche immagini che abbiamo ritrovato nella Cineteca Rai di quei primi mitici concerti? Poi qualche esproprio proletario di troppo, gli anni di piombo, niente Umbria Jazz nel 77, ci si riprova nel 78, altra pausa di 3 anni. Ma nel 1982, quasi inaspettatamente, Umbria Jazz rinasce, una resurrezione dalle sue stesse ceneri, come l'Araba Fenice, ma anche una profonda trasformazione. L'anima musicale resta quella delle origini, ma il restyling è profondo. Non è più tempo di sacchi a pelo e di concerti itineranti e gratuiti. Il gusto della trasgressione rimane, ma si sposta soprattutto sul piano musicale, dando spazio a contaminazioni che, se fanno storcere il naso ai puristi del jazz, suscitano grande interesse in un pubblico sempre più ampio. Il jazz è assolutamente un festival ambito anche dai musicisti, perché oltretutto è un festival misto, dove la musica è intesa come spettacolo, come occasione di incontro, eccetera, ma anche come cultura, ma anche ascoltata con molta attenzione. E credo che Umbria Jazz dovrebbe anche, già lo fa, piano piano tornare nei limiti del possibile ad svolgersi nelle piazze, perlomeno in una o due manifestazioni a svolgersi nelle piazze, perché
E questa è una cosa che nessun festival americano internazionale potrà fare come si fa qui. E poi veri e propri eventi di risonanza internazionale. Arrivano le Clinics e i club di mezzanotte, arriva Umbria Jazz Winter. Impossibile ricordare tutti gli avvenimenti e gli eventi straordinari di questa nuova fase di UJ. E allora ripeschiamo tra i ricordi meno recenti l'indimenticabile emozione di una serata di luglio del 1985, di una mitica introversa tromba solitaria che scende dal palco e si mischia al pubblico, cose che succedono solo qui, a Umbria Jazz.